Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura l'infezione da herpes zoster. L'infezione da herpes zoster, comunemente nota come fuoco di Sant'Antonio, è causata dal virus della varicella zoster, che è lo stesso virus responsabile della varicella, virus varicella zoster. Quando una persona ha la varicella, il virus rimane nel corpo in forma latente e può riattivarsi in seguito nella forma di herpes zoster, che colpisce spesso un nervo specifico e provoca una caratteristica eruzione cutanea dolorosa. Il trattamento dell'herpes zoster può aiutare a ridurre i sintomi, accelerare la guarigione e prevenire complicazioni. Ecco come si cura l'infezione da herpes zoster. Farmaci antivirali. Il trattamento principale per l'herpes zoster prevede l'uso di farmaci antivirali, come la ciclovir, il valaciclovir o il famciclovir. Questi farmaci possono aiutare a ridurre l'intensità e la durata dell'eruzione cutanea, oltre a prevenire potenziali complicazioni. È importante iniziare il trattamento il prima possibile, idealmente entro 72 ore dall'inizio dei sintomi. Farmaci per il dolore. Poiché l'herpes zoster può essere molto doloroso, il medico può prescrivere farmaci antidolorifici, come gli analgesici o i farmaci antinevralgici, per alleviare il disagio. In alcuni casi, possono essere necessari farmaci più potenti, come gli oppioidi. Medicazioni locali. Puoi utilizzare medicazioni locali, come lozioni o creme antivirali, per aiutare a trattare l'eruzione cutanea e ridurre il prurito. Riposo e gestione dello stress. Durante l'episodio di herpes zoster, è importante riposare e gestire lo stress, poiché lo stress può contribuire al peggioramento dei sintomi. Misure igieniche. Mantieni le aree affette pulite e asciutte per prevenire l'infezione delle lesioni cutanee. Puoi coprire l'eruzione con una medicazione sterile per prevenire la diffusione del virus. Vaccinazione. Il vaccino contro l'herpes zoster, Shingrix, è disponibile per le persone di età superiore ai 50 anni ed è raccomandato per prevenire l'herpes zoster e le sue complicazioni. Anche se hai già avuto l'herpes zoster, il vaccino può aiutare a prevenirne le recidive. È importante consultare un medico se sospetti di avere l'herpes zoster o se hai sintomi come eruzione cutanea dolorosa, bruciore, prurito a disagio. Il trattamento tempestivo può contribuire a ridurre la gravità della condizione e prevenire complicazioni, come la nevralgia post-erpetica, una condizione di dolore cronico che può persistere dopo la guarigione dell'eruzione cutanea. Inoltre, il medico può valutare se sei candidato per la vaccinazione contro l'herpes zoster per prevenire futuri episodi. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.